1895 la sottoscrizione pubblica era aperta a tutti i cittadini, i quali attraverso un segno tangibile e documentato in una scrittura notarile hanno dato quello che avevano la possibilità. Il presidente stesso del Consiglio Comunale di allora ebbe a dire che era orgoglioso che questi cittadini, che erano i miei antenati, avevano saputo vincere l'avarizia e l'infingardia degli altamurani, così si esprime ed è documentato, non sono parole mie. Per cui noi dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, dobbiamo riconoscere a quel numero di quelle persone che effettivamente hanno saputo privarsi in un momento di congiuntura anche allora peggiore di quello che stiamo vivendo adesso, privarsi in onore del nostro concittadino e in onore dell'arte e costruire questo teatro. Distante di un anno ci ritroviamo qui e, come vedete, sicuramente in una situazione completamente diversa da quella che era un anno fa. È qualcosa di pregevole, è qualcosa di eccezionale, è qualcosa che merita di essere conservato nel tempo, perché è di per sé un momento storico questo, che pur riprendendo un altro passato diventerà in un futuro anche degno di nota e di valenza per la sua essenza. Alla gente voglio dire soltanto questo: cercate di essere partecipi a quelle che saranno le manifestazioni che si potranno fare nel nostro teatro, per amore dei sacrifici che si sono fatti, per amore del nostro concittadino, amore e lustro del nostro concittadino, e anche per un arricchimento culturale. Sono rimasto molto sorpreso e molto meravigliato per le dimensioni che la struttura ha, per le opportunità che offre, al di là della sala e del palco veri e propri. Credo che potrà essere un polo e un centro di cultura molto articolata. Penso che possa offrire tantissime opportunità e credo che possa suscitare anche la fantasia, la genialità nel pensare progetti per la città e anche per i paesi limitrofi. Ho visto con quanta cura si sono fatti i lavori di restauro e nella cura ho potuto leggere anche la passione, l'amore e anche il coraggio che la ditta restauratrice ha avuto nell'affrontare questo impegno molto molto pesante. Bisogna puntare su chi deve gestire, far vivere, rendere fecondo di iniziative questa struttura, che merita di essere valorizzata in pieno. È l'augurio che io faccio e che Altamura, anche da questo punto di vista, grazie all'impegno che è stato messo nella ristrutturazione, possa diventare anche un punto di riferimento nella regione. L'impatto emotivo è positivamente devastante, se vogliamo dire così, perché entrare in un teatro
senza retorica, per noi che non siamo abituati, quindi parlo per me che vive nell'entroterra murgiano, dove non è che proliferano gli incubatori culturali come quello che può essere un teatro Mercadante, entrare nella storia, in un pezzo di storia della nostra città, è chiaro che ti crea emozioni. Grazie alla misura, al bando regionale, quindi ricordiamolo sempre, fondi europei e fondi regionali, Regione Puglia, il Gallery di Muggia è riuscito a cofinanziare tutte le poltrone di platea del Teatro Mercadante, quindi è un qualcosa che comunque resterà in questa piccola frazione di storia della nostra città e del nostro teatro. Non vi nascondo che comunque ci siamo anche interfacciati con la proprietà e quindi chi si è occupato della ristrutturazione per mettere su delle idee progettuali proprio come per rendere mettere in cantiere delle azioni esecutive in questo incubatore culturale. Nel momento in cui deve partire la gestione di un teatro, il pubblico e il privato si siedono allo stesso tavolo, delineano un piano di gestione delle attività per ciò che è possibile come programmazione e il piano finanziario, quindi il classico business plan con un obiettivo almeno nei primi 5 anni del break even, cioè del punto di pareggio. Il privato sa che un investimento del genere non certo può rientrare nel breve termine, ma rientra, quindi con la mentalità, dal punto di vista imprenditoriale, nel medio e lungo termine. Il pubblico, nella sua eccellenza, non ha scopo di lucro, quindi il pubblico, in questo caso il comune, la provincia, la regione, copartecipa alla gestione perché nel proprio bilancio impegna una risorsa con finalità culturali, per la crescita culturale di una città, di una cittadinanza. Quindi cosa accade? Che, vi parlo per esperienza in altri territori, nel primo quinquennio non si può avere la pretesa di arrivare al recupero o all'utile. Partecipano insieme, magari sotto forma di fondazione, sotto forma di partenariato misto, di gruppo operativo. Alla fine del quinquennio si iniziano a tirare le somme, il privato di suo e il pubblico dall'altra parte, e si cerca di capire come rimodulare le copartecipazioni, e se tutto è andato bene, la gestione è positiva, sicuramente il pubblico può rivedere la copartecipazione al ribasso piuttosto che al rialzo. Ma al rialzo, attenzione, significa che se c'è stata una crescita culturale, nel mio bilancio di ente pubblico l'impegno di spesa va incontro a quelle che sono le esigenze culturali, dei fabbisogni culturali di una città. Tanto è rifare una strada, tanto è magari impegnare risorse in un bilancio per fini culturali, perché poi le ricadute, che non si toccano con mano come quella che può essere una strada, si hanno nella crescita culturale di una città anche con una pianificazione dei target di riferimento, a partire dall'età scolare, dall'età e dai ragazzi, quindi tutte le varie fasce della società godono indirettamente di quello che sono state poi le tasse pagate. I think the tradition is important to not only the theater itself, the building itself, the palazzo, but I think doing this type of a show which highlights the traditions, eccetera, eccetera, is very important. I think the people, the Alto Monan especially in New York, would be very, very proud to see something like this. I know I am. Sono molto orgoglioso di essere Alto Monan. Mercadante, insomma, mi hanno spiegato dopo quasi
un secolo fa è nato, dopo quasi 20 anni che era praticamente morto. Non è possibile una città come questa, così bella, con un teatro così bello, non farlo, vederlo morire così. È stato recuperato a febbraio, mi hanno detto saranno pronti, io spero di essere qui insieme a voi in prima linea a godermi lo spettacolo, che ho saputo che sarà una cosa di quelle proprio spropositate, e quindi faccio tanti auguri al teatro, questo teatro meraviglioso, e a tutto Altamura ovviamente. Stiamo iniziando l'ancoraggio del sipario, degli staggi che poi lo terranno in sospensione. Sarà tirato su in maniera provvisoria e poi sarà completato il restauro e quindi posizionato sul tirante definitivo. Sono state fatte tutte operazioni finalizzate alla conservazione, quindi consolidamento, fissaggio, è stata fatta una foderatura su questa nuova tela sintetica. E adesso è pronto per essere rimesso in verticale e per il completamento del restauro con tutte le fasi estetiche. Questi sono 3, 10 centimetri, giusto? 3 ce l'abbiamo qua.
posso chiedere da dove venite e cosa state facendo, i tempi per i lavori? I tempi non sono calcolabili, però apriremo, questo è certo. Tempo c'è stato un dibattito ormai ampiamente superato che ha diviso tra chi classificava questo teatro come un bene pubblico inteso come bene comunale e chi classificava questo teatro come un bene privato, gli eredi di coloro che all'epoca promossero quella raccolta di fondi, il consorzio Teatro Mercadante. In realtà era una contrapposizione fasulla, perché questo teatro, come un po' tutti i teatri italiani, o buona parte dei teatri italiani, appartiene a quella categoria di beni che chiamo beni collettivi, cioè non sono né beni pubblici, nel senso beni comunali, cioè appartenenti all'ente pubblico, e né beni privati, perché è un bene pubblico con interessi di privati, ma allo stesso tempo si può intendere come un bene privato con interessi pubblici. È un bene collettivo, cioè è un bene che identifica una comunità ed è nato con uno sforzo davvero collettivo, come dicevo prima. Allora, in questa fase, a distanza di 120 anni, credo che il momento migliore o la sorte migliore per questo teatro sarebbe quello di recuperare quello spirito. Cioè, vale a dire, le imprese hanno fatto il loro lavoro, hanno impegnato risorse private, sono state brave ad attivare anche finanziamenti pubblici, ora il comune deve tornare a fare la sua parte e in questo senso significa investire economicamente, finanziariamente, nella gestione, ma la sorte non sarà completa, migliore, se non riuscissimo a coinvolgere anche le forze cittadine, forze civiche, associative, cioè davvero recuperando quella dimensione collettiva comunitaria di cui parlavo prima. Il che significa che dobbiamo riuscire, a mio parere, costruire sul luogo fisico ormai recuperato la sua bellezza, dobbiamo costruire un luogo giuridico. Un luogo giuridico in cui il soggetto pubblico, le imprese, il soggetto privato e le forze cittadine, i gruppi collettivi, civici, associazioni, movimenti, esperienze cittadine, professionali, artistiche, devono avere ciascuno la propria parte, il proprio ruolo in questo luogo giuridico. La fondazione di partecipazione. La fondazione è caratterizzata da un patrimonio che è destinato a uno scopo, in questo caso abbiamo un teatro, avremmo risorse economiche, magari di imprenditori, sponsor, mecenati, il comune, auspico anche un intervento da parte della provincia, della regione, magari in termini economici, ma è una fondazione che deve vedere anche un partenariato sociale, cittadino, culturale diffuso. Cioè, vale a dire, immagino tra gli organi di questa fondazione non solo il classico presidente, il classico consiglio di amministrazione, ma anche un'assemblea di base che raccolga le esperienze cittadine in campo artistico, culturale, associativo, che abbia un ruolo di presidio nella fondazione, non in termini di controllo, ma in termini di indirizzo, di sollecitazione, di presenza civica, cioè che faccia sentire il fiato della collettività e faccia responsabilizzare anche la collettività nelle sorti future del Teatro Mercadante. Ebbene, se recuperiamo quello spirito comunitario, riusciamo a garantire il futuro non solo del teatro.